Iniziamo con la storia di una bellissima signora, che è la nostra Stefania Copelli. Buongiorno Stefania, Buongiorno. che ha avuto un momento molto difficile nella sua vita, in cui la carezza di una beata, Sora Enrichetta, l'ha sentita in prima persona. Sora Enrichetta per molti di noi può essere un nome famoso, celebre, ne hanno parlato Indro Montanelli, ne hanno parlato Mike Buongiorno. Ma Sora Enrichetta è entrata nella vita di Stefania a 18 anni più o meno. Sì. Stefania chi era prima di questo ingresso speciale? Allora, avevo 18 anni e ho passato praticamente gran parte della mia prima parte di vita facendo ginnastica artistica. Ho iniziato a 5 anni, una passione forte che mi ha portato a dei bei risultati. Ho partecipato ai campionati mondiali di Indianapolis, ho partecipato ai campionati europei, fino ad arrivare a giugno del 93. Sul podio dei campionati italiani senior. Che quindi, questo per dire, grande Sì. passione, un grande talento, il tuo stiamo vedendo tra l'altro delle immagini bellissime, però anche grande fatica, grande impegno, un'attività agonistica vera, presa sul serio. Insomma, Sì. fatica e sudore tanto, eh? Tanto, ripeto, tanta passione, tanta forza di volontà, insomma, per superare anche quelle piccole difficoltà che comunque, sportivamente parlando, ci sono Perché noi poi quotidiane. sottovalutiamo, ma una ragazzina di 13-14 anni che si affacci alla vita agonistica non è cosa da poco, perché No, no. diventa un mestiere. Sì. Allenamenti, com'era scandita la tua giornata, Stefania? Allora, principalmente, vabbè, al mattino andavo a scuola, pomeriggio 3, 4, 5 ore di allenamenti tutti i giorni e l'anno invece in cui mi sono preparata per i campionati mondiali, ho fatto le scuole serali, quindi allenamenti mattina, pomeriggio e alla sera Perché poi tutto deve essere studio. mantenuto, non si può perdere, non si possono certo perdere Sì, degli anni di scuola preziosissimi per seguire questo sogno, sì, sì. Sì. questa attività. La fatica anche fisica è tanta, Stefania, perché voi siete abituati a Sì. macinare Sì, appunto ore e ore di allenamento, però i muscoli fanno male. e infatti tutto è partito da un sospetto stiramento Che muscolare. cosa avevi? Quali erano i tuoi E disturbi? avevo dei dolori addominali. Io avevo smesso l'attività a livello nazionale, avevo deciso di fare solo delle gare con la mia società. Eravamo entrati a fare il campionato di Serie A e quindi gareggiavo con loro. E avevo iniziato con dei dolori addominali scambiati inizialmente per uno stiramento. Alla fine di una gara invece i dolori sono diventati insopportabili e quindi sono andata dal mio medico sportivo all'ospedale di Zingonia e lui lì ha capito immediatamente che invece non erano dei dolori addominali ma qualcosa di più. Vieni Sì, ricoverata perché vengo non è più ricoverata, gestibile, no. non si può più trattare a Vengo casa. ricoverata d'urgenza, sottoposta a un TAC dove già scoprono che Cosa insomma, che c'è c'è? questa massa. Il 22 di dicembre vengo operata, ma mi fanno solo delle biopsie perché si accorgono immediatamente che il tumore era talmente esteso da non poter essere operato. Stefania, quindi si arriva ad una diagnosi infausta. E i Sì. medici non ti nascondono nulla, ti No, alla dicono già da mia. subito che le possibilità di uscirne fuori sono No, pochi, quasi infatti, nessuna. sì, perché allora era un tumore a cellule indifferenziate e nell'ulteriore ricovero che ho avuto a gennaio hanno appunto detto ai miei genitori che avevo massimo una settimana, 10 giorni di Quanti vita. anni avevi, Stefania? Avevo fatto i 18 anni nel 93, Allora, lo questo. dico per chi è a casa e ci segue. Una ragazzina di 18 anni che era stata baciata dalla fortuna e dal talento, anche se con molta fatica e con molta studio, grandissimi risultati a livello agonistico, pensi di avere uno stiramento, ti dicono che hai 7 giorni al massimo per vivere. Allora, io quel periodo non l'ho vissuto completamente perché infatti ho questa settimana di tempo che non mi ricordo Hai assolutamente rimosso, niente. vero? Molto probabilmente sì, non c'era più niente da fare, i medici hanno voluto comunque tentare una chemioterapia sperimentale ai tempi, 3 giorni in infusione continua, quindi i valori si sono completamente azzerati. E questo era fine gennaio, inizio febbraio. Tu avevi fede? Tanta,
perché comunque provengo da una famiglia molto credente, sia mio papà che mia mamma. Sono sempre andati in chiesa la domenica, quindi anche noi figli, perché io ho una sorella più grande di me. Quindi sì, tanta fede. Ti sei chiesta in quel momento dove fosse Dio, se fosse ingiusto? Tante volte mi sono chiesta, tante volte mi sono chiesta il perché, e con mio papà di fianco che diceva: non esiste un perché, se Dio ha voluto questo ci sarà comunque una spiegazione, ci sarà un suo perché. E questo Dio tipicamente dei credenti, ma di sì, quelli che ripongono la propria vita sì, nelle mani di Dio. Questo è un atteggiamento, anche se sembra assurdo per un padre, perché parliamo di una ragazzina di sì, 18 anni. No, invece per noi la preghiera in quei momenti è stata, diciamo, fondamentale. Io ho una zia suora, sorella di mia mamma, suora della Carità di Santa Giovanna Antidature, dello stesso ordine di Suora Enrichetta. E in quel periodo, parlando con le sue consorelle della gravità della mia situazione, chiede di pregare tanto per me. E allora sua superiora provinciale dice di pregare Suora Enrichetta, perché già nella congregazione si sentiva che comunque Suora Enrichetta era una persona speciale. Per farci capire tutti, e subito, il nostro stile è questo, di entrare subito dentro le storie. Suora Enrichetta è una religiosa, era una religiosa, di cui appunto sia Indro Montanelli che Mike Buongiorno hanno sempre parlato. Tra l'altro Indro Montanelli sicuramente un non credente, almeno lui si riconosceva così. Conosciuta questa suora ai tempi della loro prigionia, quando vengono, durante la guerra naturalmente, vengono rinchiusi per attività partigiana dentro le carceri, dentro il carcere di San Vittore. Questa suora già da subito sembra una suora straordinaria, minuta. Che specialità aveva questa suora Enrichetta? Portava il cuore laddove non c'era. Sì, sì, sì. Hanno sempre detto che aveva sempre un sorriso per tutti, quindi comunque qualsiasi persona che incontrava per lei era una persona importante, e quindi andava capita, andava aiutata, andava incoraggiata, soprattutto negli anni della guerra, dove il carcere di San Vittore era diventato praticamente un campo di concentramento. Esatto, un vero e proprio campo di concentramento. Sì, e anche Mike Buongiorno l'ha conosciuta in quel periodo, e anche lui ne ha sempre parlato come appunto una suora dolcissima, nello stesso tempo forte, che non aveva paura di rapportarsi anche con il personale, insomma. Rischiava anche molto, questo sì, rischiava veramente sulla propria pelle. Sì, infatti lei è stata anche incarcerata per la sua attività di resistenza. Era una suora che si veramente che sposava anche la vita dei detenuti, ed era tra l'altro detenuti per cause nobili, quella di difendere sì, la libertà e la dignità contro ogni sopraffazione. Noi abbiamo delle immagini che vi vorremmo proporre, perché siamo arrivati al momento in cui Suora Enrichetta entra nella tua vita, Stefania. Questo è quello che succede in Piazza Duomo a Milano, affollatissima, sì, qualche anno dopo. Guardiamo. L'esistenza terrena di Suora Enrichetta Alfieri va dal febbraio del 1921 al novembre del 1951. È convinta che la via che conduce alla santità è stretta e faticosa. Ma dice: che cosa non può la grazia del Signore con la cooperazione della buona volontà? Suora Enrichetta è portatrice di quella luce che rende capaci di vedere con gli occhi del cuore, un cuore che crede e che ama alla luce del Vangelo di Gesù. E la venerabile serva di Dio, Enrichetta Alfieri, al secolo Maria Angela, Vergine professa della Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Touré, chiamata Angelo delle Carceri, testimone dell'infinita misericordia di Dio verso i suoi figli e di piena fiducia nella speranza del loro riscatto. D'ora in poi siano chiamati i beati. Thank you.
26 giugno del 2011 il Cardinale Amato, prefetto della Congregazione dei Santi, presiede la cerimonia di beatificazione di Suor Enrichetta. La superiora suggerisce a tua zia di invocare l'intercessione di Suor Enrichetta, ti arriva l'immaginetta sì. di Suor Enrichetta. Sì. Che cosa succede? Allora chiede appunto a tutta la congregazione, ma anche a tutte le comunità delle suore, di pregare per la mia guarigione tramite le Suor Enrichetta. Il mese prima era stata esumata la sua salma per essere trasportata da Borgo Vercelli a Milano. E una suora, Suor Maria Guglielma, ha passato alcune immaginette sopra il suo corpo. Una di queste arriva immediatamente in ospedale da me. Viene in celofanata perché io in quei momenti ero in camera in terapia camera intensiva, serie, certo. Visto insomma, le mie condizioni, e mi viene posata sull'addome. Viene posata lì, i medici quando mi visitano la tolgono, poi la rimettono. E quindi sono Enrichetta vicino a me. C'è un grande rispetto a da parte dei medici. Sì. Io voglio dire, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, Stefania aveva un tumore così grande che i medici non ritengono neanche di poterla operare. Viene sì. tentata una chemioterapia e quasi in via sperimentale, come hai detto sì. tu, perché le possibilità erano praticamente nulle. Questo lo dobbiamo sottolineare. Sì. Però l'immaginetta di Suor Enrichetta viene tolta, poi rimessa sulla dome. Sì. C'è un grande rispetto da sì, parte loro. Sì, perché quando i medici hanno detto ai miei genitori appunto che mancava poco, mia zia dice: noi pregheremo qualcuno più in alto di noi perché voi facciate bene il vostro mestiere e quindi possiate far guarire Stefania. E quindi sì, i medici hanno sempre avuto rispetto per questa nostra fede e per questa nostra preghiera. Quindi hanno iniziato a pregare intensamente per me, Suor Enrichetta, ed eravamo all'inizio di febbraio. L'11 febbraio mi fanno... Che è il giorno della Madonna di Lourdes, sì. ricordiamolo, eh? E Suor Enrichetta è stata miracolata. Ecco, questa, nella Madonna questa cosa di me l'ero Lourdes. Persa nello studio della scheda, che è una sì. cosa che quindi svegli adesso, sì. è bellissima. E mi viene fatta questa TAC e il primario, rivolgendosi ai miei genitori, dice: questo è un miracolo, il tumore si è ridotto del 70%, Stefania è guarita praticamente. E da lì basta, io ho iniziato una progressiva guarigione, a fine febbraio ero già fuori dall'ospedale, a marzo ho fatto l'esame della patente, a giugno ho fatto la maturità, per cui poi ho ripreso una vita regolare, senza mai più avere assolutamente niente. Ti avevano anche detto che forse non era il caso neanche di provare a diventare mamma, sono arrivata. Che sarebbe stato sì molto difficile, improbabile che e invece anche mamma. In quello. E invece anche in questo, nel 2001 mi sono sposata con Marco, nel 2002 è nata Anna, mia prima bimba, e nel 2008 è nato Davide. E quindi come vedete, Suor Enrichetta questo miracolo sì. lo ha fatto. La Chiesa, lo sappiamo tutti, è sempre molto prudente quando si sì. tratta di pronunciarsi sulla santità di uomini e donne, religiosi o laici. Infatti, che siano, hanno voluto anche un ulteriore supplemento esatto, di indagini. Esatto. Per cui è stato rianalizzato un vetrino del 93, quindi anche qui ancora utilizzabile, e la diagnosi precisa è stata sarcoma di Ewing, con metastasi già dal quale non da si esce in quel grado, sì. in quello stadio di gravità. Sì. Che cos'è la santità secondo te, Stefania? Domanda molto difficile. Allora, io vedo in Suor Enrichetta, quindi in questo caso in una beata, è una persona straordinaria. Io ho sempre sostenuto che comunque fosse andato il processo di beatificazione, per me Suor Enrichetta è speciale. Io non conoscevo Suor Enrichetta prima, quindi l'ho conosciuta in quel momento. Però c'è un legame molto particolare tra me e lei. Io l'ho sempre detto, la considero un'amica, quindi ci parlo, oltre che pregarla intensamente, anche con i miei bambini che la conoscono, per cui sanno certo. chi è Suor Enrichetta. E quindi è una persona straordinaria. E penso che la sua santità sia anche nel fatto di aver fatto avvicinare tante persone, non tanto alla fede, ma proprio oltre che alla sua persona, al Vangelo forse, ecco, sì, indipendentemente a quel messaggio, sì, a quello che Suor Enrichetta vero. Comunque ha sempre dato. La mia comunità ultimamente, grazie insomma alla sua beatificazione, è molto partecipe,
E in tante persone ho scoperto, mi dicono, ma che grande donna che era suora Erichetta, prima, cioè ancora più che suora, comunque una grande donna, perché i suoi insegnamenti li portiamo avanti giorno per giorno anche noi nelle nostre vite. E forse penso... è proprio questo, guarda, ti ringraziamo perché hai aggiunto un elemento in più nella conoscenza proprio della santità. È un fenomeno estremamente contagioso. I santi ci travolgono con la loro testimonianza di vita, non cercano di redimerci, non cercano di convincerci ad avere fede. Sono testimoni di un messaggio altissimo con il loro esempio e con la loro vita. Stefania, grazie di averci fatto conoscere Suor Erichetta, che è una figura da approfondire. Io spero che sia fatto quanto prima in questo studio. Grazie anche per la tua bellissima e luminosa vita di fede, perché come ci hai detto prima, non avevi iniziato a pregare solo perché stavi morendo, no. Ma era una pratica quella che ti ha avvicinato da sempre alla vita di fede. Questa è una cosa bellissima.